c'è stata una vecchia alleanza fra Napoli e Firenze, fra la Repubblica Fiorentina e gli Angioini, che è durata moltissimi anni, forse più addirittura di un secolo. È giusto riprenderla, fra l'altro i temi che toccava Oriana Fallaci hanno un'attualità del tutto particolare, soprattutto quando si parla di identità dell'Europa, di valori dell'Occidente europeo e di rapporto fra l'Europa e l'Islam. I trasporti nella riforma della Costituzione, titolo quinto, rimangono di competenza delle regioni, mentre le grandi infrastrutture verranno a riforma completata, avocate direttamente dallo Stato. Dico che Napoli e Mezzogiorno sono al centro di finanziamenti imponenti, qui è già stata aperta la migliore metropolitana, la più bella metropolitana europea, il giudizio è degli europei prima ancora che essere degli italiani, fra poco verrà rinnovato il vertice dell'autorità portuale della città. Ricordo volentieri la Napoli-Bari ferroviaria, che è l'ultimo tratto dell'alta velocità, e gli impegni presi per chiudere entro il dicembre di quest'anno da Salerno-Reggio Calabria. Poi arriva il trasporto pubblico locale. Lì ci sono nuovi finanziamenti sia per rinnovare i bus all'interno delle città italiane, Napoli naturalmente fra queste. Aspettiamo il ballottaggio del 19.